Citiamo innanzitutto alcuni episodi occorsi a alcuni importanti, famosi youtuber, alcuni dei quali ho la fortuna di poter annoverare tra i miei amici. Mi riferisco innanzitutto a quanto è successo per quanto riguarda l'amico orologiaio Cesare, che è stato accusato da diversi follower di altri youtuber di essere scorretto perché è andato a recensire, è andato a valutare degli orologi cinesi, Corjeut nella fattispecie e non solo. Non riesco a capire cosa ci sia di scandaloso. Uno che fa lo youtuber va a fa il suo mestiere, fa la sua attività nel momento in cui va a recensire degli orologi. Però, per il solo fatto che recensisse degli orologi cinesi, doveva essere squalificato e doveva essere mal considerato in funzione del fatto che, insomma, tutto quello che è cinese è tabù. Tra l'altro, dimostrando una certa ignoranza per quanto riguarda questi discorsi, perché chissà quando si capirà che la nazione dominante per quanto riguarda il mondo degli orologi è sicuramente la Cina, non è più purtroppo o per fortuna la Svizzera. Non ci dimentichiamo che stiamo parlando di un settore che è il settore degli orologi meccanici, che a loro volta costituiscono una fetta assolutamente poco significativa di quello che è l'oggettivo mondo degli orologi. Il mercato degli orologi non è quello delle orologerie, ma è quello dei centri commerciali. Piange il cuore, ma questa è la realtà. Se vogliamo, l'orologio meccanico è, come vogliamo dire, una forma di perversione della quale faccio parte, ok, faccio parte dei perversi, perché effettivamente non ha più le caratteristiche di uno strumento, non ha più l'utilità dello strumento, ci sono metodi più efficaci, più validi e meno costosi per sapere qual è l'ora e per avere tutta una serie di funzioni molto più valide a prezzi bassi. Mi riferisco ad esempio agli smartwatch o comunque a parità dell'oggetto orologio, sicuramente i vituperati quarzi hanno la possibilità di essere più precisi, avere meno problemi, eccetera, eccetera. Allora, entriamo nell'ordine di idee che stiamo parlando di un settore, stiamo parlando di un qualcosa che si acquista per il gusto di acquistare. E qui c'è la parola magica, acquisto una cosa per il gusto di acquistarla, ovvero l'acquisto perché mi piace. Con che diritto io vado a contestare da qualcuno o da qualcun altro, questo ti deve piacere o questo non ti deve piacere. Cito un'altra persona di cui ho anche in questo caso enorme stima, che è Marco Beltrandi, altro youtuber. Oltre che insomma, collezionista sicuramente di profilo elevatissimo, il quale viene accusato a più riprese di essere assolutamente snob o comunque di trattare tendenzialmente troppo gli orologi troppo costosi. E giustamente nelle repliche di Marco Beltrandi si dice: signori, questo è un canale di informazione, questo è un canale che vi dà la possibilità, e per il quale io lo ringrazio, di vedere determinati tipi di orologi che solitamente non sono facilmente accessibili, e non l'ha detto il dottore che bisogna per forza interessarsi a orologi di questo tipo. Quindi assolutamente speciosa la polemica fatta nei suoi confronti di dire: ah vabbè, ma un operaio guadagna 1200 euro al mese. Certo, ci mancherebbe altro. Il che purtroppo o per fortuna, non lo so, fa sì che comunque ci sia la gente che ha gli yacht, ci sia la gente che guida le Ferrari, ci sia la gente che si compra gli orologi da 20, 30, 50, 100.000 euro. Ok? Non è sicuramente colpa di Marco Beltrandi. Ok? Anzi, io tutte le volte che ho l'occasione di vedere un suo video sono contento perché spiega, dice cose, condivide la sua esperienza che gli è costata anni e gli è costata soldi con coloro i quali non hanno modo di avere accesso a queste cose, di condividere e di sapere le cose che lui sa. Quindi abbiamo criticato l'amico Rogiai, adesso critichiamo Marco Beltrandi. All'inizio mi ero approcciato in maniera abbastanza dubitativa, diciamo così, ad un altro youtuber, nella fattispecie Stefano Cecchini, perché aveva determinati tipi di approccio molto forti e
e diceva, e la cosa mi faceva abbastanza sorridere, ai suoi follower, chiedo scusa, vabbè, ma insomma non capite niente di quello che fate, non avete cultura, eccetera, eccetera. Mi sembrava una cosa un po' troppo forte da andare a dire a gente che comunque segue il tuo canale. Ma devo confessare che poi sempre di più, al di là dei toni più o meno accesi, secondo me, che vogliono fare più che altro così abbastanza scalpore, fondamentalmente spesso dice delle cose assolutamente condivisibili, assolutamente giuste, e anche lui fa di tutto per poter essere promotore e poter condividere conoscenze ed esperienze. Non capisco. Siamo in un mercato, in un mondo di appassionati della stessa identica cosa, cioè gli orologi, e anziché condividerla, mettere a disposizione l'esperienza uno degli altri, aiutarsi, eccetera, ci si sbrana l'un l'altro, ognuno si fa portatore di una sua bandiera, questa dietro è quella dell'Italia, per cui dovrebbe essere buona per tutti, si fa portatore della sua bandiera, e se non la pensi esattamente come io ho deciso che tu la devi pensare, e allora sicuramente io ti attacco e tu non meriti e tu non capisci niente, ok? E queste critiche poi ti arrivano, come in quel caso, da personaggi appunto che reputano essere corretto e eticamente difendibile il fatto di andare a guadagnare, a sfruttare una situazione folle in qualunque altro ambito, cioè del fatto che determinati orologi, non si sa bene perché, siccome non si trovano sul normale mercato, allora si vendono o si trovano al doppio, e a giustificare questa cosa come se fosse una cosa etica. Insomma, cosa vuoi? Questo è il prezzo di mercato, se non lo sai sei scemo. Ma non lo so, se sono scemo voglio rimanere scemo. Il concetto di andare a comprare una cosa che a 7-8 mila euro già forse ha già un prezzo eccessivo, al doppio mi sembra da, come dire, voglio trovare un termine civile per non offendere nessuno, mi sembra perlomeno fuori, ma siamo fuori? Questa è la domanda, siamo fuori? Qualcuno di voi, anche se si va a comprare una Porsche da 150.000 euro, 200.000 euro, se gli dicono guarda che i tempi di consegna sono 2 anni e non è detto se la trovi, allora va bene, la compra a 400.000? Ma di cosa stiamo parlando? Ma siamo davvero tutti pazzi? La polemica sul collezionismo fatta con Marco Beltrandi, ma se sei appassionato di orologi ti puoi tranquillamente comprare fare la collezione, se ti piacciono, degli orologi russi o degli orologi dei Korjut cinesi, che il mio amico orologiaio appunto recensisce, ok? Perché ti piacciono e perché questo ti fa piacere seguire. Puoi trovare i tuoi ambiti di specializzazione, i tuoi ambiti di collezione. Io non sono un collezionista, lo dico subito, il collezionista è colui il quale è un tema. Io tendo, se ce la faccio, se me lo posso permettere, a comprare quello che mi piace, ok? Ti fai la collezione dei Kommandisky, dei Vostok, ok? Sono belli, costano poco e li trovi ai mercatini a 20, 30, 40 euro. Puoi toglierti le tue soddisfazioni tranquillamente senza bisogno di spendere centinaia di migliaia di euro. E la cosa divertente è che chi viene accusato di essere snob come Marco Beltrandi poi è sicuramente al contrario una persona che ti dice mi piacciono anche questi orologi, perché ogni orologio ha la sua dignità. E visto che stiamo parlando di dignità, io non riesco a capire come si faccia a guardare collezioni di altri e dire questo fa schifo, questo è una ciofeca. Un orologio, proprio perché non è più uno strumento, ma è un qualcosa che piace, un qualcosa a cui spesso ci sono legate dei pezzi della propria vita, ha un valore in quanto tale. L'orologio da 50 euro che mi ha lasciato mio padre o che indossava mio nonno valgono molto di più del più blasonato e coronato orologio che io posso andare a trovare in giro.
Ok? Il Vostok, questo è presumibilmente uno degli orologi che somma la maggior sfiga tra l'orologio russo, considerato così molto molto cheap, e il fatto che sia commemorativo della Zaz. La Zaz è una macchina russa terrificante con un mucchio di casini che assomigliava alle Prince. Le Prince, perché a una certa età, visto che questo è un canale vintage, si ricorderanno che erano famose. Perché quando passavano ci si scambiava vedendole la sfiga della Prince, ok? Se siete giovani e conoscete qualcuno un pochettino più anziano, andategli a chiedere di che cosa sto parlando, ok? Bene, chi è lo snob? Marco Beltrandi, che ti fa vedere e condivide la sua conoscenza di orologi anche così preziosi, o qualcuno che dice: siccome non mi piace, allora questo orologio è un orologio da sfigati? Ma come ci permettiamo? L'orologio di mio papà è un orologio da sfigati? Il Kumandirsky che sono andato a trovare al mercatino, o che ho trovato l'ultima volta che sono stato all'estero nel mercatino lungo la strada, è un orologio da sfigati? Lo Swatch che mi ha regalato la mia fidanzata di quando avevo 16 anni è un orologio da sfigati? Sono pezzi di vita questi. Ripeto, non ci si può permettere, anche fosse solo per educazione, di andare a dire a qualcuno su un prodotto anche tecnico come l'automobile: ah, c'è una brutta automobile. Perché? Per ognuno, e qui ritorniamo al discorso dei 1200 euro al mese, ok? Per ognuno, quando si compra qualcosa, quella cosa ha tutto il valore del mondo. Io questa mi posso comprare, io questa cosa mi piace, voglio che sia riconosciuta la dignità di questa cosa. Non mi piace, beh, se mi hanno insegnato un po' di educazione, gli dico: guarda, non è il mio genere di automobile, non è il mio genere di orologio, ma riconosco che è molto valida, riconosco che è affascinante, ci sono mille sinonimi per poter essere educati senza dire che ti piace qualcosa che non ti piace. Non lo so, siamo tutti pazzi, c'è una malattia mentale in giro, forse qualcosa ci sta, è uno degli effetti reconditi del Covid che ancora non si sono palesati, questa è la situazione. Non lo so, un orologio non è la distanza tra le maglie, un orologio non è quanto costa, un orologio non è quanto sono disposti a pagarmelo come coefficiente di moltiplicazione. Un orologio è un oggetto che piace, è un oggetto che può condividere un'esperienza, è soprattutto più che un contatore del tempo, un testimone del tempo. Questa è la cosa importante. Non a caso, sempre di più, molte persone si rivolgono al vintage, perché al suo interno ha per l'appunto la testimonianza del tempo. È un testimone del tempo che è stato, è un testimone del tempo che ha passato con le persone, è un testimone di tutte le volte, di tutte le cose che tu hai vissuto quando lui era al tuo polso. Ok? Quindi vale per gli orologi, vale per le moto, vale per le barche, vale per tutte le cose di cui siamo appassionati, massimo rispetto per gli orologi di tutti gli altri. Ok? Perché, per fortuna, nessuno è il tenutario della verità e della legge assoluta. Ho finito, scusatemi il pippone, spero che ci potremo sentire in un'altra occasione. Visto l'esiguo numero di follower e di abbonati, se avete voglia, per favore iscrivetevi al canale e, come si diceva una volta, iscrivetevi e fate iscrivere. Grazie e buon sabato.